Signor Sindaco, signor Prefetto, Monsignore, Presidente della Provincia, autorità civili e militari tutte, gentili signori e signori, grazie innanzitutto per la vostra gradita partecipazione alla cerimonia della celebrazione del 164° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Intendo rivolgere un primo saluto all'ordine giudiziario, qui rappresentato dal Procuratore Capo della Repubblica e del tutto il personale che vi presta servizio, nonché agli appartenenti delle forze di polizia presenti sul nostro territorio, in particolare il Comandante dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, con i quali condividiamo giornalmente alcuni aspetti particolarmente delicati e oserei dire gravosi della nostra attività. Desidero anche dedicare un pensiero all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, che ringrazio per la loro presenza, e dai carabinieri della Polizia di Stato e di tutte le altre forze dell'ordine che hanno onorato con il loro sacrificio la nostra istituzione. Sono stata da brevissimo tempo nominata questore della provincia di Vercelli, in un contesto peraltro molto particolare che ha avuto ampia eco anche in ambito nazionale, per la presenza tutta femminile di alcune figure chiave nella gestione della città. Mi riferisco in particolare alla figura del sindaco, la professoressa Maura Forte, del signor prefetto, dottoressa Maria Rosa Trio, di recentissima nomina e a cui rivolgo un caloroso e sincero benvenuto, nonché un augurio di ottimo lavoro. Alla direttrice della casa circondariale, dottoressa Tullia Ardito, con cui collaboriamo in stretta sinergia per la delicata attività di monitoraggio dei detenuti. Ritengo sia un'occasione unica ed importante, dalla quale dobbiamo trarre, ognuno nel proprio ruolo, il massimo profitto nell'interesse della città per cui operiamo. La brevità della mia permanenza nella città di Vercelli non mi ha impedito però di apprezzarne subito alcuni tratti distintivi, quale la gentilezza, il profondo rispetto per le istituzioni ed il grande senso civico che ho colto nella cittadinanza. L'amministrazione che oggi rappresento ha fronteggiato con efficacia ed efficienza situazioni particolarmente complesse, senza dimenticare mai che il buon senso e un grande senso di equilibrio rappresentano doti fondamentali e irrinunciabili per un appartenente alle forze dell'ordine. Ci confrontiamo spesso con il dolore, i momenti di difficoltà e le debolezze della natura umana, cui siamo chiamati a dare una risposta immediata, certamente in termini di legalità, senza mai però scordare quel rispetto profondo che ogni essere umano merita. Coniugare questi due aspetti di questa stessa realtà rappresenta la vera sfida che siamo chiamati a vincere. Ritengo infatti che la legge, prima ancora di essere applicata, vada interpretata. E come amava ripetere spesso Don Milani, grandissimo educatore, non esiste ingiustizia più grande che trattare in modo uguale situazioni diverse, che sembrerebbe contraddire ad una lettura disattenta e superficiale il detto la legge è uguale per tutti. Il concetto espresso da Don Milani in realtà è molto più sottile e presuppone una capacità di analisi molto profonda che gli operatori di polizia sono chiamati a fare quotidianamente e spesso con il tempo contato. Ripenso spesso a quelle parole ogni qualvolta sono chiamata a compiere una scelta per me particolarmente delicata. La Polizia di Stato spesso rappresenta infatti la prima risposta che lo Stato fornisce al cittadino, il primo interlocutore con cui il richiedente entra in contatto quasi sempre in una condizione di difficoltà e di disagio. E la situazione che l'operatore è chiamato a fronteggiare sono le più disparate. Ed avere anche, mi permetto di dire, qualche nozione di psicologia potrebbe in qualche frangente risultare più che utile. Ripenso, ad esempio, al recente intervento di una volante in una circostanza di particolare complessità, quale quella di un tentativo di un gesto suicida. Una parola sbagliata, una mossa maldestra,
possono far precipitare la situazione. Credo davvero che il nostro lavoro faccia la differenza nella concezione e nella percezione che il cittadino ha del nostro amato Paese, e ne dobbiamo essere pienamente consapevoli ogni volta che siamo chiamati ad intervenire. Non intendo annoiare il qualificato uditorio con l'illustrazione dei ragguardevoli, però lasciatemelo dire, risultati conseguiti, i cui dati sono già stati diffusi in una cartellina in distribuzione per gli organi di stampa. Ma ritengo importante nominare brevemente gli uffici che compongono la questura, ognuno dei quali riveste funzioni peculiari e dedicate, e che solo una perfetta sinergia tra gli stessi consente di raggiungere gli obiettivi prefissati. Gli uffici operativi per eccellenza, la squadra mobile, l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e la DIGOS, sono chiamati a svolgere in prima linea il compito della prevenzione e, laddove necessario e spesso almeno lo è, della repressione, senza limitazioni di orari e con costante sacrificio, ci tengo a sottolinearlo, degli impegni personali. Gli uffici a vocazione amministrativa, quale l'anticrimine, la divisione polizia amministrativa e sociale, la polizia scientifica e l'ufficio immigrazione, che operano in settori molto delicati, quale quello estremamente incisivo delle misure di prevenzione, che ritengo essere uno strumento strategico nelle mani delle forze dell'ordine, oltre a quello autorizzativo, in termini di armi, licenze, istituti di investigazione, rilascio del passaporto, titoli di viaggio, dove è necessaria, ribadisco necessaria, una particolare oculatezza ed un'adeguata ponderazione dei molti interessi in campo. Un accenno merita certamente la gestione dei flussi migratori, che rappresenta la vera sfida dei nostri tempi e forse l'unica che ritengo non ci si possa permettere di perdere. Gli uffici più burocratici spesso giocano un ruolo di supporto necessario, quali l'ufficio del personale, l'ufficio tecnico-logistico, l'ufficio sanitario e l'ufficio di gabinetto, che coordina e dà impulso alle attività dell'intera questura. I risultati apprezzabili sono anche merito e sono anche il frutto dell'apporto che le specialità hanno saputo fornire, polizia stradale, ferroviaria e postale, dove ognuna nei settori di competenza ha raggiunto un livello di specializzazione di tutto rispetto. L'improvvisazione, infatti, non può più far parte del nostro bagaglio professionale. Uno dei grossi vantaggi che la nostra amministrazione offre credo sia fermamente rappresentato dall'enorme varietà e sfaccettature che le diverse articolazioni offrono al nostro interno e che spesso possono assecondare le esigenze momentanee, personali o familiari dei singoli operatori in alcuni momenti della loro vita. A livello locale ho notato con grande piacere che si è data concreta attuazione al concetto di sicurezza partecipata, attraverso una stretta e fattiva collaborazione con tutte le istituzioni in campo, nella comune consapevolezza che il fine ultimo deve essere rappresentato dall'ampio rispetto della legalità, proprio per rendere più serena e più serena possibile la civile convivenza nella nostra città. Concludo riconoscendo il prezioso ed equilibrato contributo che le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno forniscono costantemente nell'assicurare il raggiungimento di sempre maggiori livelli di sicurezza e, laddove possibile, di gratificazioni professionali del personale all'interno dell'amministrazione. Un confronto leale, costruttivo e soprattutto rispettoso dei singoli ruoli ha sempre agevolato quei processi di maturazione e crescita sociale cui anche la Polizia di Stato non può e non deve esimersi. Al vicario, ai funzionari ed al personale tutto della questura va un sincero ringraziamento per avermi fatto sentire subito a casa. I grandi impegni non sono mancati fin dalla prima settimana,
con l'arrivo, lo ricordo, in Valsesia del Presidente della Repubblica per la celebrazione del 25 aprile. Ho avuto modo già in quella prima occasione di verificare il grande livello di efficienza e di professionalità dell'intero apparato, nonostante, consentitemelo, la giovane età della maggioranza, soprattutto dei funzionari. Ho trovato una realtà motivata, assolutamente preparata ed in grado di fronteggiare eventuali emergenze che si dovessero presentare. Lasciare la questura di Torino e la mia città, dopo 26 anni di attività, mi è costato molto, non lo nascondo. Ma con altrettanta onestà dico che l'accoglienza che mi è stata riservata è stata eccezionale e la fiducia che l'amministrazione mi ha dimostrato rappresenta per me il miglior stimolo a fare sempre meglio. Dobbiamo essere consapevoli del privilegio di cui godiamo, perché svolgiamo, a mio giudizio, una tra le professioni più belle e gratificanti dell'intero panorama lavorativo. E proprio per questo il nostro impegno deve essere elevatissimo, costante, e deve tendere ad onorare con consapevole orgoglio la divisa che indossiamo. Viva la Polizia di Stato, viva l'Italia. Grazie.